diventata legge, da dicembre a quando è diventata legge 10 giorni fa, è migliorato, si sono migliorati, si è ristretto il gruppo, diciamo, si è ristretto il campo delle persone che sono colpite di questa tassa. Il Trentino Alto Adige non è toccato, le regioni, perché hanno modificato alcuni criteri. La regione più colpita è la Sicilia, Crocetta non ha fatto nulla. Lunedì scorso eravamo ad un incontro, noi siamo, lo diciamo, del tutto impotenti in questa situazione, perché è una tassa imposta a livello statale. I nostri colleghi hanno presentato gli emendamenti, io mi trovavo proprio con Azzurra Cancelleri a Recalbuto, dove chiaramente lì la questione è molto sentita, come un po' dappertutto, e ci diceva che gli emendamenti abrogativi a questo articoletto del decreto avevano individuato delle coperture provenienti da due relazioni, di cui una denominata Cotarelli, che è il nome del super esperto, del super consulente dei governi sia Monti, sia Letta, sia Renzi, perché chiaramente i governi si fanno fare delle relazioni per chiedere dove possiamo fare dei tagli, dove ci sono degli sprechi, dove ci sono dei rami secchi. E queste relazioni che vi girerò, che sono molto semplici e leggibili sotto forma quasi di slide, ci danno un elenco di tagli che si possono fare, dalle famose auto blu a tagli a stipendi accessori, emolumenti accessori ai dirigenti, ma non per un accadimento, con una comparazione tra Inghilterra, Francia e altri paesi europei, in cui comparando la situazione italiana a quella degli altri paesi europei si sarebbe trattato semplicemente di un adeguamento, non di una vessazione o di un accanimento. Bene, nonostante le coperture individuate per sostituire questi 230 milioni di euro, individuate quindi in aree, in capitoli già diciamo, condivisi anche dai governi, dagli ultimi tre governi, gli emendamenti sono stati bocciati. Perché? E abbiamo Nuti ha pubblicato anche per esteso la votazione in aula, loro avevano pubblicato le votazioni nelle varie commissioni, perché i passaggi democratici di dibattito ci sono stati bocciati. Bene, dopo l'ultimo intervento in aula che ho fatto, mi sono recata qualche giorno fa in extremis dal Alessandro Baccei, che è l'assessore al bilancio. L'ho fatto pur non essendo lui l'assessore al merito, quindi non è Calega, perché ho compreso che questo articolo non è stato voluto dal Ministro all'Agricoltura e con l'avallo dell'assessore all'Agricoltura regionale, perché il Ministro Martina aveva sollevato anche lui delle forti perplessità, aveva cercato in qualche modo di fare capire che non era perfettamente d'accordo e che secondo lui questi soldi si potevano trovare in altri modi. E quindi ho capito che era solamente un modo di fare cassa, perché d'altronde è stato detto in maniera deliberata che questi soldi fanno parte del calderone delle 80 euro. E sono andata da Baccei dicendogli proprio così a tu per tu: ma tu ci parli con Renzi? Sì, di tanto in tanto. Mi puoi fare il piacere che gli dici che ha fatto un enorme errore? Che questo è un molto... perché fare un provvedimento, una norma, bisogna pensare agli effetti. Allora se io metto 100 o tolgo 100, lo devo fare non perché devo semplicemente fare un taglio lineare, ma perché devo avere in prospettiva il senso di quello che faccio. Se metto 100 devo avere in mente che quei 100 moltiplicano e diventano 1000, perché se è solo mettere 100 è una cosa inutile. Ma in questo caso è un moltiplicatore al contrario. Questi 230 milioni di euro che nel bilancio nazionale sono una bazzecola saranno un moltiplicatore negativo. Io ho spiegato anche i motivi, perché è vero che nelle aree montane solo gli agricoltori a titolo prevalente sono esentati, ma tutto il resto, tutte le persone, sia gli agricoltori
sia semplicemente chi non conduce un'attività di tipo prevalente ma mantiene un fondo o ha in subordine a sé una persona che gestisce il fondo, lo abbandonerà, lo venderà per un piatto di lenticchie. Io ho detto, voi con questa norma state consegnando i territori dei siciliani a chi ha capitali da lavare. State sicuri che se io permetto di prendere, pagare fino a 7.000 euro di IMU, mi rivolgo a Nunzia perché poi ti dico il perché, fino a 7.000 euro di IMU e in 10 anni mi costa 70.000 euro, significa che lo ripago a molto di più del suo valore. E allora io dico, ma sai che c'è, io per 3.000 euro ti vengo a cercare, senti, ti dico. E così come è successo nel Medioevo, ci sarà di nuovo un ritorno ai proprietari terreni, al feudalesimo, agli abbandoni dei territori. Poi cambieranno la legge, state tranquilli, poi la cambieranno. Bene, perché poi c'è anche il rischio di, chiaramente dice, beh, non la pago, aspetto, poi inizia quel discorso di io non mi ammazzo, staccano con i pignoramenti, con le restrizioni e le violenze, se mi permetto di dire. Poi ho detto, ma scusate, ci abbiamo messo nella programmazione 2014-2020 un pacco di soldi per contrastare la dissesto idrogeologico, che c'è proprio la frase, bisogna valorizzare le produzioni nei terreni montani perché è un modo per presidiare il territorio e contrastare il dissesto, che ci costa molto molto di più. Quindi stiamo andando a moltiplicare un danno. E allora io ti dico, ti hanno mandato qua a fare il liquidatore, a fare quello lì che deve fare una cosa e la fa, però non fate il danno. Digli, ti prenderli dall'altra parte. Noi glielo abbiamo detto, ma non ce l'hai le relazioni. Sì, Coverelli lo riconosco, lo conosco, sì, proprio lui, parla con il tuo collega. Digli se li può prendere dei soldi. Mi ha detto, beh, sai che c'è? Hai ragione, cioè effettivamente mi stai convincendo. Ma io non capisco, perché lì a Roma siete rappresentati male, perché i deputati siciliani, dice, i deputati del Trentino, quando è uscita sta cosa, erano tutto il giorno, o telefonavano, o erano dietro la porta, giustamente per difendere i loro territori che sono ad alta quota, e quindi questa valutazione, questo criterio dei cosi Istat è stato modificato, hanno cambiato le altimetrie, esperti. E quindi il Trentino non paga, e quindi questa tassa, perché lì ci sono le catene montuose, lì c'è l'Appennino, l'Umbria non è interessata, dov'è che arriva? In Sicilia. Perché lì dice, non si sono, perché si insistevano, gli spiegavano proprio queste cose e le dicevano, si poteva fare, e ho detto, guarda, sui miei hanno bussato, ma io te li rimando, quindi tu ci devi riandare con queste cose, anche se è una causa persa, e fare tremare i muri. Lo devi fare, lo dovete fare tutti quanti, come quando siete saliti per difendere. Con i trattori, giustamente in maniera educata, e c'erano anche, si sono presentati i colleghi del PD, lo dico perché nessuno mi potrà smentire, siamo in streaming, mi vedranno, non potranno dire altrimenti, perché vi riporto la verità. L'onorevole Raia in maniera molto serena ha ammesso che secondo una sua valutazione il governo Renzi ha profondamente sbagliato e quindi favorirà un incontro tra la Confagricoltura, CIA, tutte le sigle che c'erano, con il Presidente affinché intervenga. Io mi permetto di aggiungere che a Sant'Agata le porte di ferro le hanno fatte sempre dopo che hanno rubato. Ben venga che ora si interessi, però signori, lo potevano fare anche prima, perché già dal 1° dicembre circolavano le comunicazioni di Piccitto, di altri sindaci che non appartengono neppure al Movimento 5 Stelle, ma che si sono visti di nuovo messi, lo ripeto, come carne da macello, perché l'intervento è un taglio sui comuni che dovranno rivalersi sui cittadini che posseggono terreni. Quindi la politica del vedetevela voi, scannatevi tra di voi, continua ancora. Poi c'erano la collega Albanella, che sosteneva, diciamo, si è più concentrata sulla mia affermazione, perché ho detto
che reperire i fondi per le 80 euro da lì erano veramente una maledizione, infami 80 euro, mi ha detto invece che le 80 euro vanno bene, le estenderanno a tutti e mi può stare bene perché a chiunque diano 80, ma li diano a chi non ha i soldi. Li diano a chi non ha i soldi, hanno pensato a chi già lo stipendio ce l'ha, e poi tra l'altro sua figlia li prende ed è contentissima, lo ha detto anche a tutti, e poi l'onorevole Beretta, sempre del PD, lei si è astenuta, che ha votato positivamente alla norma, favorevolmente, e che ha detto agli agricoltori, beh, ma gli agricoltori professionisti sono esentati dal pagare questa tassa, al che io mi sono girata, perché ero seduta in mezzo al pubblico, ho detto, signori, tutto a posto, vi siete sbagliati, possiamo andarci a prendere una granita, l'onorevole Beretta dice che gli agricoltori sono esentati, bene, solo quelli in alta quota, perché quelli di tutto il resto della Sicilia non lo sono. Disgraziati. E poi che magari cercherà di fare qualcosa, vedremo, ora parleremo con i colleghi e poi si interesseranno. Bene, questi sono i signori che ci rappresentano, perché poi arrivato a questo punto io rappresento non solo voi, io rappresento tutti, cioè non è che gli chiedo tu di chi sei di Forza Italia, io rappresento tutti i cittadini, quando qualcuno mi viene a chiedere una cosa non può. Io rappresento tutti e loro rappresentano tutti, anche voi, non ci hanno tutelati per nulla. Io investo Nunzia affinché, che già aveva presentato anche una mozione per questa, insieme alla collega sua, Donno, cercando di sensibilizzare, hanno fatto di tutto, ma non gliene frega un accidenti. Qualcuno quel giorno ha inneggiato alla disobbedienza fiscale, altri hanno detto io vorrei pagarla, cavolo se la vorrei pagare, ma dice ma avevo raccolto le arance a 8 centesimi sull'albero, me le pagavano e neanche le ho raccolte. I coltivatori di seminativo, di grano, dicevano io metà del mio raccolto già lo spendo in tasse, gasolio, manutenzione, dipendenti, l'altra metà ci pago l'IMU. E allora signori, sapete che c'è? Ma io vado tutto in malora, non posso pagare perché non ho la possibilità di pagare. Bene, siamo arrivati a quello che abbiamo visto prima. Con l'arroganza si cerca di piegare la dignità delle persone, questo per me è assolutamente inaccettabile. Continueremo a battere, continueremo allora, l'onorevole Cancelleri che è membro della Commissione Agricoltura, io gli ho già detto perché di promuoverlo noi questo incontro, di promuoverlo noi. Perché la rassegnazione non può fare parte dei nostri atteggiamenti. Noi non ce la possiamo permettere. Ho finito. Vado, Giancarlo.